Sul tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a mienza di fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito, signora, segga qua, rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posta ancora, e qua senza n'entrangheta s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinse ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola, tanto la gamba è fora, come sospirai Cesare e coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuoi io posso, grazie, e s'ammuccaia signore. E allora può ad un anno, carino, tramo. Due vecchi tram ridati alla città, come è stato possibile? Diciamo che sia stato possibile dalla volontà aziendale in questo momento di portarli in strada e poi la volontà dei dipendenti di poterli ristrutturare. Ecco, sono tram antichi, ristrutturati forse con pezzi di ricambio vecchi, è stato anche difficile forse reperire il materiale rotabile. Diciamo questo qui che lei vede, da 1029, è un tram degli anni 60, è stato dismesso nel 1992 e poi è stato ripreso per fare questo restauro nel 2006. E diciamo che qui c'è stato un po' difficile perché siamo un po' fuori mercato come il ricambio, quindi è stata la volontà dei preposti e del deposito, degli operatori del deposito, a portarla avanti in questo modo. È un tram che entrerà in circolazione regolarmente e che avrà un suo percorso e che soprattutto potrà far ritornare alla mente di tanti napoletani quel famoso tram che è antico, che si sono visti nei film, nei quali anche gli scugnizi si appendevano. Certo, questo qua diciamo così è quello, il tram giusto che lei ha detto. Sicuramente è così. Che particolarità ha rispetto a quelli attuali? No, diciamo così, come particolarità è soltanto l'estetica, che lo contraddistingue dal tram che vediamo dietro, la 1052, perché il pianale è lo stesso, soltanto viene ristrutturato diversamente. Gli interni, come può ben vedere, sono in legno massello e pertanto questa è la peculiarità maggiore. I vetri sono diversi, i finestrini sono diversi, il cruscotto è un altro modo e diciamo così è come si intendeva il tram 30 anni fa. Rispetto a quello attuale c'è anche una meccanica diversa a livello di cruscotto, no? Attuale devi far capire se intende il Sirio oppure la 10. Il Sirio come meccanica è all'avanguardia, è diverso concettualmente, è proprio tutto diverso. C'è un altro tipo di trazione, viene trazione con motori a corrente continua e a corrente alternata, rispetto invece a questo qua che è trazione con corrente a corrente continua. Quello di prima forse ha problemi forse un po' di tensione, no? No, non direi, questo no. Sono macchine perfette, sotto questo punto di vista qui sono perfette, come trazione si fanno molto bene. E lo stiamo vedendo in diretta, il Sirio che arriva qui proprio nello stazionamento che poi si è potuto realizzare in piazza Municipio, il tram Sirio che arriva, ultima generazione, un tram modello, veloce, sicuro, che garantisce il percorso in pochissimo tempo. A quest'altro binario invece ci sono questi due tram storici che naturalmente entreranno anche loro a regime e soprattutto daranno ancora quel senso di appartenenza alla città che forse... E allora poi ad un anno, carino tramway, la gente ci guardava, disse signor scende, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora e a Frisio ce ne jette meglio solo che signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagni allora. E allora io feci subito necessità virtù e a Frisio ci mangiai ma 200 lire più. Tornando immaginatevi, stavo con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio scendette ca signore. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Petrasì, a tutti presentava, mi presento mi marito.
m'aveva pigliato proprio per un cafone fuori e iette in ta camera, io sono casignore. Quante volte, amici telespettatori, avete visto il retro di questo antico tram, proprio questo predellino dove si accalcavano gli scugnizi napoletani e dove si lasciavano portare gratis per le vie della città? Sul tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a mia entrata in fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza l'indrangheta s'accomodaia, signora. E allora dietro all'angolo mi strinse ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto la gamba è fora, come sospirai Cesare e coscerà signore. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuoi io posso, grazie, e s'ammuccaia signore. E allora poi ad un anno, carino tra moi, la gente ci guardava, disse signor scende, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisio ce ne jette, meglio solo che signore. Predica bene.